No, sì, scusa, sì, ma sì, un po'. Sarebbe breve, in effetti. Nascosta poi come loro vedono noi, giusto? E le faccio. E le faccio. Stiamo per cominciare, manca una sedia e sto aspettando la sedia. Potrei anche cominciare lo stesso, però manca. Facciamo a turno. Va bene, allora cominciamo, la sedia mi arriverà e se non arriverà crescerò un altro po' rimanendo in piedi, come dicevano i nonni, stai in piedi che cresci, sono rimasto in piedi un sacco nella vita perché sono arrivato quasi a 2 metri. Va bene, perdonatemi un po' la battuta, siamo alla conferenza di chiusura di questa giornata che mi sembra di poter dire è stata una bellissima giornata, ricca di spunti, ho visto tante persone contente degli argomenti che hanno ascoltato, ma anche tanti relatori che sono stati felici di partecipare per il confronto che hanno avuto e l'opportunità che hanno avuto di mettere in condivisione le proprie conoscenze, ma anche in più di un caso i propri dubbi e le proprie riflessioni. È stata una giornata che si è aperta con il discorso del 2022, un anno di attacco agli ESG, con termine attacco forse un po', come dire, un po' tragico, un po' drammatico, si intende, è stato un anno senz'altro di grandi pressioni sul modello, pressioni esogene, legislatore, pressioni endogene, e il modello stesso che sta cercando delle risposte e gli operatori all'interno stanno alzando l'asticella. Però è stato anche un anno che mette le basi per, e questa era una slide della prima conferenza di questa mattina, mette le basi per passare da una situazione di conoscenza relativa o se vogliamo addirittura di conoscenza negativa, quello che ha caratterizzato l'ultimo anno e mezzo in termini di grande confusione, ad una situazione di crescita con una conoscenza consapevole, cioè in cui ci siamo fatti le domande, abbiamo visto che tante cose ancora forse non hanno le risposte, ma perlomeno abbiamo impostato il modello per riuscire a trovare queste risposte nel breve o nel medio periodo. In questo contesto chiudiamo la giornata con un lavoro a cui teniamo in modo particolare come ET Group, perché credo che sia la prima volta che si va ad indagare in maniera tangibile l'identità ESG delle SGR. Andiamo a vedere sostanzialmente quanto i soggetti che gestiscono il risparmio o come dire, anche il capitale previdenziale o il capitale istituzionale
oltre a proporre prodotti che possono essere classificati ESG a seconda della label che si va a prendere, cominciano essi stessi a darsi una struttura, un sistema nervoso, una spina dorsale che sia anche coerente e che quindi sia anche ESG. Cioè il concetto di ESG identity appunto sottintende il fatto che il soggetto abbia strutturato un proprio modo di governarsi, quindi una propria governance, ma anche un proprio modo di pensare, quindi un proprio purpose, indirizzato, orientato a perseguire nella propria attività anche una declinazione di sostenibilità. Non vuol dire charity o come dire mettere, anteporre valori ad altri fattori che sono i fattori di business. Vuol dire fare questo business integrando una modalità di azione diversa, una modalità e una cultura diversa. Allora, asset manager all'inseguimento di un'identità ESG, progetto ESG IAMA, quindi ESG Identity Asset Manager Assessment. La presentazione si divide in il campione, aree specifiche, risultati finali e classifica. Il campione, abbiamo mandato 118 questionari alla volta di giugno, il tempo era 2-3 mesi, quindi abbiamo chiuso la ricerca in settembre, ha ottenuto una risposta del 18%, circa il 20%, 21 soggetti si sono impegnati nello svolgimento del questionario. Allora voi potreste dire, ma 18% è una quota, cioè 21 su 118 è un numero irrisorio. Beh, tenete presente che non era mai stato fatto. Queste tematiche non erano mai state sottoposte dall'SGR come modalità di ricerca. Era un questionario che aveva oltre 100 domande. Era un questionario che è stato mandato alle divisioni italiane che a loro volta l'hanno dovuto inviare a Francoforte, Zurigo, Ginevra, Parigi, Londra. E avere un ritorno del 18%, quindi di 21 questionari compilati, per noi è stata una grande sorpresa, perché era la prova che è il momento giusto per cominciare a chiedere all'SGR una riflessione su se stesse, sulla propria identità ESG. Peraltro, aspetto non secondario, i partecipanti a ESG IAMA coprono il 60%, il 32% dell'asset under management del nostro Atlante SRI, quindi dei prodotti SRI distribuiti in Italia. Quindi comunque vedete che è una quota rilevante, ancora più rilevante di quel 18%. Il campione, vi dicevo, più di 100 domande, sono 113 domande suddivise in 5 macro sezioni. Abbiamo anche fatto, siamo anche estremamente trasparenti, quindi disclosure sui punti che è un questionario quantitativo, attenzione, tutto questo è fatto per riuscire a dare una valutazione quantitativa alla ESG Identity dell'SGR, cioè non è che diciamo siete bravi, siete cattivi, mettiamo in fila a seconda di quello che è il punteggio che emerge da questo questionario. Abbiamo dato 30 punti massimi alla sezione corporate ESG Identity, quindi alla società, all'azienda SGR, 30 punti al processo, 20 punti a come la SGR gestisce, quindi all'ESG Asset Management, 10 punti all'offerta e 10 punti alla compliance. Hanno anche un numero ridotto di domande, ma soprattutto diciamo che in termini di compliance è un obbligo, quindi è chiaro che il punteggio non può essere elevato, perché quello devi fare, se non lo fai sei fuori legge, quindi largo circa ci aspettiamo che tutti più o meno lo rispondano. Ecco, questo è l'andamento dei punteggi. Allora, vedete che su un punteggio massimo, scusate, state cercando in giro, non so perché è rivolto di qua. Allora, punteggio massimo di 100, vedete alcune cose che si possono vedere da questo, che il punteggio massimo è di meno di 70, quindi anche chi ha fatto meglio
ha comunque un gap di circa il 30% rispetto al massimo. Vedete che è una distribuzione che ha una media inferiore alla mediana, quindi è una caratteristica di solito delle distribuzioni spostate in senso negativo, e addirittura la media è il 48,9% inferiore del massimo. Uguale, si può fare molto, c'è molto da fare. È evidente che noi diamo 100 e rispondere 100 è un, come dire, un best case dei best case, cioè vuol dire davvero aver centrato il meglio di quello che noi immaginiamo domanda per domanda. Però senz'altro il differenziale è elevato. Andiamo a vedere questo differenziale area per area, perché è interessante. Allora, andiamo a vedere in particolar modo cosa? Questo meno 51 in un'area, la corporate ESG identity, quindi quando parliamo alla SGR come azienda, e vediamo che addirittura qui il gap della media è 51%. Allora, chi ha fatto meglio il primo, cioè è a 22,67 dal massimo, ma la media, il lato corporate, è probabilmente quella che pesa di più, che incide di più sul risultato negativo complessivo. Cioè, a livello di corporate ESG identity c'è tantissimo da fare. Quindi la SGR ancora deve imparare a muoversi come azienda ESG rispetto al potenziale ottimale. Vedete che infatti invece se andiamo in altre aree, tipo il processo di investimento, che altresì, ricordate, da 30 punti, qui la differenza sia di chi ha fatto meglio, ma anche della media, è ridotta rispetto all'area precedente. Quindi qui già si procede in un senso migliorativo. Per quanto riguarda la gestione, discorso simile a quello precedente, abbiamo ancora una media lontana abbastanza dal massimo. Qui però siamo in un'area che da meno punti delle precedenti, da 20 punti, quindi incide di meno, e il migliore è sotto di 14 punti rispetto al massimo. Addirittura qua siamo lontanissimi dal massimo in termini di media, siamo nella ESG and SRI Product Offering, cioè nella struttura dell'offerta di prodotti sostenibili. Va piuttosto bene invece il livello massimo, che è sotto di un 25%. Infine la compliance, siamo sotto 44% di media, è meno 10 il migliore, e quindi questo però è, come dicevo, un ambito che dà 10 punti, quindi non è il più pesante, però anche qui vedete che in media qualcosa da fare c'è. Alcune domande, allora sono, vi dicevo, più di 100 domande, abbiamo cercato di prendere area per area una o due domande, se no davvero facevamo notte, però abbiamo preso quelle che ci sembravano più spendibili in una presentazione, quindi più rappresentative, nel suo tempo più immediate. È prevista una remunerazione variabile dei componenti del board legata al perseguimento di target ESG. Ecco, questa è una risposta che ci ha sorpreso, perché comunque in un mondo che il lato corporate abbiamo visto ha tanto ancora da fare, vedere che il board ha circa la metà, 48 contro 52%, circa la metà dei board hanno consiglieri che vengono legati ai risultati ESG, è un messaggio molto forte. Siamo sempre all'interno dell'area corporate. L'asset manager prevede una figura di un head diversity ad inclusion. Anche qui messaggio forte, per cui c'è molto da fare, ma alcuni messaggi chiave, alcuni concetti chiave le SGR le hanno recepite, tra cui appunto quello di dotarsi al proprio interno di un responsabile di aspetti social come possono essere la diversity e l'inclusion. L'asset manager ha definito una policy, un piano che favorisce la creazione di una cultura dell'inclusione. Qui addirittura andiamo su un yes che è 86%, quindi questo tema è stato ed è recepito. Siamo sempre nell'ambito corporate ESG identity, questa era una domanda a risposta multipla, per cui vuol dire, ha un significato più che altro statistico, però vediamo che il 90% comunque... il 90% ha una policy di sostenibilità, interessante che la remuneration policy è al 71%,
L'ultima policy che ci viene citata è la Circular Economy Policy, veramente ancora molto molto specifica, ma il messaggio che viene da questa slide è che comunque c'è una copertura di tutte le policy, nel senso c'è una capacità del mondo SGR comunque di darsi policy che sono in grado, cioè non c'è niente di scoperto, c'è qualcuno che è meno presente, qualche policy che è più presente, ma in generale sono state tutte menzionate. Siamo sempre nell'ambito corporate, la società distingue tra mission, vision e purpose, questa è una domanda importante, cioè sfidante, il 60% dice di sì, a mio avviso qua c'è un eccesso di entusiasmo perché il purpose vero e proprio declinato tecnicamente come riteniamo debba essere declinato, forse sono ben meno quelle che l'hanno fatto, ma è interessante che l'idea di purpose come scopo, cioè che l'azienda SGR apra una riflessione su quello che è il proprio scopo, che ovviamente non può essere solo quello di produrre masse e produrre income, ma ragionare su quello che possa essere oltre questo, un 60% è un messaggio piuttosto forte. La casa di gestione ha definito formalmente un proprio purpose, ecco qui infatti la cifra scende, yes è un 40%, però anche questa è una cifra molto alta, un 40% di società SGR che definisce un purpose, lo trovo una risposta molto positiva, probabilmente non è così per tutte, ma comunque il messaggio è forte. L'asset manager fa advisory ESG. Allora, questa è una frontiera, cioè ci siamo chiesti nel momento di compilare il questionario, vi fermate alla vostra attività core o state immaginando di diventare anche un fornitore di servizi? Un no, cioè un 75% dice no, io quello faccio e quello mi basta, però è interessante vedere che un 25% delle aziende SCR il proprio know-how sta cominciando a interrogarsi e sta cominciando a proporlo come servizio verso l'esterno. Come? Su quale tematiche? Creazione di portafoglio, ovviamente il più semplice come servizio, ma vedete anche che c'è chi comincia a fare servizi su data analysis, consulenza sul clima, consulenza addirittura sul reporting, e probabilmente questo è legato alle relazioni con le aziende, consulenza sull'engagement, quindi magari engagement per conto terzi. Cambiamo area, andiamo nell'area investment process. La società per la selezione ESG degli asset utilizza, e qua vediamo, il 52% ci dice sia rating esterni che interni, un 24% ci dice un rating ibrido, cioè dove prendo dati dall'esterno ma li elaboro, è ancora bassa, però è significativa perché è un 20% la quota di chi dice ho un mio proprio interno sistema di rating. Va bene, external ESG rating è significativo che solo rating esterni è solo un 5%. Ragazzi, sta roba qui secondo me 3 anni fa era completamente ribaltata, cioè nel senso il giallo era gran parte della torta e tutto il resto erano mini spicchi, questo vuol dire che in 3 anni davvero è cambiato tantissimo in termini di capacità di dotarsi di sistemi interni di valutazione, che poi siano propri, proprietari o siano ibridi, cioè prendo le cose, le maneggio, le aggrego, le faccio la media, però comunque si sta andando in quella direzione. Nella selezione degli asset viene eseguita un'analisi di materialità sulle società, il 90% mi dice di sì. Allora, un'analisi di materialità sulle società è una roba enorme, cioè è una roba complicatissima, le stesse aziende talvolta faticano a fare una propria analisi di materialità. Il fatto che una SGR mi risponda sì, faccio un'analisi di materialità, vuol dire già un grado di consapevolezza notevole, poi sarà una materialità semplificata, nel senso che mi do 3 parametri e li metto in fila e capisco per quell'azienda se vale di più risparmiare acqua o risparmiare elettricità o produrre meno anidride carbonica. Però il concetto di materialità è già ben presente all'interno della cultura del processo di investimento dell'SGR. Questo dato parla estremamente chiaro. Sempre all'interno dell'area investment process, il gestore, in rapporto alle indicazioni di inclusione e esclusione elaborato dal team di analisti ESG sui titoli, ha nessuna indipendenza,
parziale indipendenza, piena indipendenza. Allora, forse questa è la slide più forte di tutta la presentazione. Siamo andati a chiedere, cara SGR, tu hai un gestore, il gestore è quello che decide dove mettere il patrimonio, come allocarlo, in che maniera, con che quantità, eccetera, eccetera. Il fattore ESG, quanto dell'indipendenza del tuo gestore sta, come dire, togliendo? Ovvero, quanto il tuo gestore non è più libero di scegliere, ma deve dipendere da quello che gli dice un analista ESG? Ma il 42% mi dice che il gestore su queste cose non ha più indipendenza. Vuol dire che dentro l'SGR c'è una costruzione di capacità, di conoscenza ESG tale, nella parte analisi, da vincolare anche il gestore nella propria allocazione. Capite quanto forte è questa risposta, questa, il risultato di questa domanda? Nell'area asset management abbiamo chiesto se è prevista una formula di remunerazione variabile per i gestori di fondi sostenibili legati ai fattori ESG, quindi prima l'avevamo chiesta per il board, qui la chiediamo per il gestore, e anche qui la, la risposta è molto alta, 74%. Anche questa è una domanda che secondo me già l'anno scorso sarebbe stata forse la metà, perché ricordo che era anche in quel caso la conferenza di chiusura, venne fuori il tema della remunerazione e dei relatori non c'era, c'era chi ha detto ci stiamo pensando, gli altri relatori però hanno detto no, da noi ancora non c'è. E qui siamo al 74% di chi dice sì, il mio gestore è in qualche modo ha i bonus legati ai fattori ESG. Offerta di prodotto, quanto pesano in termini percentuali i fondi ETF classificabili come articolo 8 rispetto al totale delle masse gestite? Questa è una domanda statistica, ve la do come idea di ciò che andiamo a chiedere. Andiamo a chiedere anche queste tematiche statistiche. Qua vedete che il 44%, cioè la maggioranza, ha una quota percentuale tra 0 e 25% di articolo 8 e la maggioranza 89%, 0,25% di articolo 9. Questa è abbastanza logica, l'articolo 9 è meno presente nei portafogli rispetto all'articolo 8. Anche qui è l'unica domanda di compliance che vi propongo, è una domanda più che altro statistica: quali sono i PAI maggiormente monitorati? È evidente che tutti sono monitorati perché sono i 18 che bene o male sono indicati a seconda dell'ambito di attività come mandatori, e serve un po' per vedere qual è la frequenza tra, tra i diversi. È interessante vedere che comunque quelli ambientali sono ancora quelli più risposti, cioè GHG. C'è una interessante barra qui sull'esposizione alle armi in controversia. Cos'è l'altro? Mancanza? No, questo è violation, sì, questione di esclusione, cioè di violazione di norme. Allora, qua termina la presentazione. Ah no, scusate, sono i risultati. Mancava solo la parte più importante. Va bene, questa è una nostra riflessione sui risultati. Ovviamente è una distinzione in percentili che è nostra, però è per dare un'idea. Allora, se riportiamo tutto a 100, vediamo che è chiaro lo spostamento verso l'alto. Cioè abbiamo preso i risultati, li abbiamo portati tutti a 100 e abbiamo diviso in quintili, sì, diviso il primo 20, il secondo 20, il terzo 20, il quarto 20, il quinto 20%. È impressionante che portando tutto a 100 si vede quanto i top performer dalla nostra analisi siano la quota maggiore. Tenete presente che c'è anche una sorta di come dire, selezione inversa. Chi ha partecipato a questa analisi sono probabilmente quelli che si trovavano più confident nel momento in cui hanno visto il questionario. Sono convinto che, voglio dire, per rispondere un'idea dovevi avercela, se no non ti mettevi lì a spendere una settimana per compilarla. Forse più realistica, cioè nel senso là dava un valore relativo, qua dà un valore assoluto della distribuzione del punteggio, e questo su dati effettivi. Vedete che dividendo, senza portare a 100, ma dividendo nei 20% del punteggio, non c'è nessun top performer, ci sono il 24% leader, quindi nella fascia subito sotto al top. Strive, cioè impegnati, ambiziosi, è la maggior parte centrale, quindi quello che hanno punteggio tra 40 e 60, abbiamo un 24% tra 20 e 40 e non abbiamo builder, a conferma di quello che dicevo prima. Comunque, aver partecipato al gioco indicava già che la SGR come azienda aveva una consapevolezza
del gioco stesso, quindi non era, non partiva da zero. Confident, responsible, utilitarian, nostre riflessioni che insomma, possono essere sindacabili, ma diciamo che quelli che vediamo da qui in su sono fiduciosi nel fatto di aver imboccato una strada ESG e che questa sia una strada del proprio business futuro. Siamo ancora nell'ambito responsible, cioè quelli che stanno facendo questa cosa perché percepiscono che nella propria identità ci sia anche un impegno ulteriore, semplicemente a quello di creare valore finanziario, e c'è ancora una parte dove probabilmente l'approccio è ancora quello utilitaristico, cioè lo faccio perché in questo momento mi conviene, poi vedremo. Allora, qui sono i primi cinque, questi ancora non li avevamo comunicati. Al primo posto nella nostra classifica c'è Allianz, al secondo posto c'è Legal & General, al terzo posto Schroeder, al quarto posto Nordea e al quinto posto Ofi, un altro gestore francese. Facciamogli un applauso e poi chiudiamo questa... La mia sedia ancora non è arrivata e quindi io starò in piedi fino alla fine della conferenza. Ora la vado a prendere, va bene. Allora, questa la chiudiamo, prendo la sedia e cominciamo con le riflessioni. Va bene, allora mi siedo qua dietro allo schermo, così non mi vedete più, mi avete visto anche troppo. Allora, cominciamo la nostra chiacchierata. Allora, come dicevo, direi che la chiacchierata parte dagli indiziati, no? Da quelli che sono stati indagati, le SGR. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi Cristina Mazzurana, Managing Director di Capital Group, benvenuta, e Marcello Colla, Pianificazione Strategica e Gestione dei Progetti di Etica SGR. Allora, Cristina, l'importanza di un percorso di consapevolezza all'interno della SGR, in termini ESG, oggi. Quanto vale? Quanto è importante? Adesso io mi inzucco contro questo aggeggio mentre faccio la domanda. Va bene, a te. Allora, vien da sé che la risposta vale molto. Quando ci siamo confrontati con te prima di questa intervista, secondo me è venuto fuori un tema particolarmente importante, che è quello poi di essere credibili in questo percorso. Quindi non c'è un percorso univoco di fatto. Ogni SGR intraprenderà quel percorso, secondo noi, che più le assomiglia, perché poi deve arrivare ad un'offerta e ad una proposizione di sostenibilità che sia coerente con il DNA dell'azienda stessa. Noi siamo un'azienda che ha 90 anni e che quindi in questi 90 anni, prima ancora che si parlasse di ESG eccetera, anche se i primi, diciamo, investimenti etici iniziano a comparire già negli Stati Uniti, per esempio negli anni 70, però la nostra storia è molto ben più lunga, e quindi l'importanza di non snaturarsi, di rimanere fedeli a se stessi, è sicuramente fondamentale. Per quello che ci riguarda, l'azienda nasce nel 1931 con una logica di analisi fondamentale che ben si sposa, tra l'altro, ad una logica ESG, perché ESG significa andare poi a verificare tangibilmente con le aziende per le quali poi decidiamo di seguire un percorso, con le quali decidiamo di seguire un percorso di investimento di profonda analisi e di verifica. Quindi il DNA di analisi fondamentale è sempre stato presente fin dalla nostra nascita, quindi dagli anni 30, e si sposa anche ad una logica di lungo termine. Questo aspetto, secondo me, spesso non viene sottolineato, ma secondo me è in realtà uno dei più importanti. Investire sostenibilmente significa avere una logica di lungo periodo. Nessun cambiamento può avvenire in tempi brevi, soprattutto in una fase di transizione. Quindi bellissimo avere quelle società che già si pregiano di essere ESG sotto diversi punti di vista, ma noi
abbiamo anche un altro obiettivo, che è quello di portare chi non lo è ad esserlo, e questo richiede tempo, lavoro, soprattutto engagement. Quindi direi un'attività, qua mi hanno dato un, eccolo qui, un'attività che richiede lavoro, un team solido. Alle mie spalle vedete tante faccine, qua si tratta sostanzialmente di leaders all'interno dell'azienda, perché poi deve partire dall'alto, quindi i primi a metterci la faccia, a sposare l'idea di un approccio sostenibile, devono essere i nostri capi, se no non andiamo da nessuna parte. Quindi una coerenza ovviamente sposata fin dall'alto è un obiettivo strategico, il fatto di avere un'offerta che via via diventi ESG. Perché dico via via? Perché ci stiamo anche prendendo il tempo utile per fare la cosa più adatta a quello che è il nostro DNA. Quindi fondamentalmente oggi abbiamo ancora pochi prodotti, articolo 8, e abbiamo scelto quei prodotti che potevano transitare facilmente senza snaturarsi, tenendo presente che le nostre strategie molto spesso hanno track record lunghissimi, e quindi non volevamo arrivare sul mercato con un prodotto che non fosse più quello sposato inizialmente dal nostro investitore. Quindi pochi prodotti, e oggi l'obiettivo è quello di vedere quali altre strategie o quali nuovi prodotti possano far parte della nostra gamma ed essere sostenibili senza però cambiarci, perché poi, ripeto, l'importante è essere credibili in tutto questo. Coerenza, continuità, giusto? Assolutamente. Anche un tema che probabilmente anche Marcello, perché non ti ho presentato, Marcello Colla, pianificazione, strategia, gestione progetti di etichetta SGR. Voi siete partiti con questo taglio ESG. Oggi qual è la sfida? Grazie Luca. Io sono qua oggi a fare un po' quelli antipatici, no? Quelli che sono già ESG da sempre, un po' i secchioni della classe, però credo che in questo momento sia importante, e prendo anche in prestito due cose che ha detto prima di me Cristina. Cristina ha parlato di non snaturarsi e di rimanere fedeli a se stessi. Sappiamo che SFDR, queste quattro parole, queste quattro lettere che abbiamo imparato ad amare e anche un po' a odiare, ha portato una spinta enorme verso l'ESG nel mercato da parte di tutti gli operatori. Richiedere trasparenza da parte della norma significa portare sempre più operatori in quella direzione. E credo che in questa transizione soggetti come noi, che ESG lo facevano fin da prima e non siamo gli unici, si sono trovati a doversi adattare in qualche modo a una norma che diceva che cosa fosse un investimento sostenibile, cosa non lo fosse, e quindi a volte a dover trovare delle soluzioni di compromesso. Io credo che anche tutto il lavoro che avete fatto voi come etica e con la ricerca di prima racconti molto dia molto una bussola per orientarsi rispetto a chi nell'ESG crede davvero. Quindi tutti i temi che hanno a che fare con la corporate identity, è stato interessante vedere che la corporate identity è stato proprio l'elemento che più ha giocato a sfavore dei punteggi nel vostro questionario, e quindi tutti i temi che hanno a che fare con la governance ESG, con la presenza di policy specifiche, di politiche di remunerazioni connesse con l'ESG, ma anche la coerenza e il rigore. Appunto, noi fin dall'inizio abbiamo scelto di promuovere esclusivamente prodotti ESG, quindi per noi non è mai stata una delle possibili strategie di investimento, ma l'abbiamo sempre identificata come la strategia di investimento per noi, nella sfida di essere in grado di coniugare gli aspetti ESG, gli aspetti di impatto, chiamiamoli così, sociale e ambientale, con i rendimenti per l'investitore, perché poi in definitiva stiamo parlando di prodotti di investimento e non di beneficenza, anche se un tempo c'era molta confusione su questo. Oggi credo che questa confusione non ci sia più e sia chiaro a tutti questo passaggio. Quindi credo che da un lato un'identità coerente sia in termini di coerenza di prodotto nel nostro caso, sia anche in termini di coerenza fra quello che tra il
in questo caso tra l'agito dell'SGR e il richiesto alle imprese nelle quali si investe. Noi ci siamo trovati spesso in questo dilemma, no? Di essere una società che chiedeva alle imprese nelle quali investiamo attraverso l'engagement determinati presidi della sostenibilità, determinate policy, determinati elementi di trasparenza, e inevitabilmente questo ci ha chiamato in causa nella coerenza. Ci siamo ritrovati a richiedere rendicontazione di sostenibilità credibile alle imprese con standard internazionali, e questo inevitabilmente ci ha portati a svilupparla al nostro interno e così via. Quindi io credo che sia molto importante mantenere questa coerenza, e appunto torno lì al tema delle policy e della corporate governance interna. Se si chiede alle imprese una corporate governance strutturata e sana della sostenibilità, il gestore dei prodotti deve in prima linea averla. Cristina, stressiamo un po' questo concetto del timing. Cioè, hai detto più volte, ci prendiamo il tempo giusto, il tempo lungo è necessario per noi per costruire credibilità e coerenza. Come è impostato il percorso? Cioè, quanto vale questo discorso del timing? Sia all'interno che verso il rapporto con le aziende? Vale tutto, nel senso che noi non siamo investitori mordi e fuggi, e questo è già un primo elemento, no? Quindi già se tu entri in un'azienda, nel nostro caso Capital ha una permanenza media di investimento in un titolo, quindi un gran medione, di circa 4 anni, il che significa che ti devi assicurare sostanzialmente di non fare un flop e di non ritrovarti con un'azienda che ti crei anche dei problemi, non solo in termini di numeri, ma perché magari ha dei comportamenti poco etici, che ti crei un danno reputazionale, eccetera, eccetera. Noi, un nostro vanto è che nei nostri 90 anni di storia Capital non ha mai pagato una multa al regolatore, il che vuol dire aver fatto un mestiere molto attento sia nella gestione della propria organizzazione, ma anche ovviamente delle proprie strategie, di non trovarsi mai in una situazione di dover dire scusate, ho sbagliato. Quindi anche in questo caso ci stiamo prendendo tutto il nostro tempo per arrivare ad un'offerta che ci consenta di dire abbiamo fatto le cose giuste. L'altro aspetto fondamentale, vi dicevo, la permanenza lunga degli investimenti, quindi diamo il tempo alle aziende di dar la prova che quello che ci raccontano sia vero, di seguirle, di aiutarle anche nell'implementazione delle loro strategie, di partecipare. Noi abbiamo votato in oltre 1800 consigli di amministrazione nell'ultimo anno, quindi di esprimere il nostro parere a favore o contro, e succede anche contro, abbiamo dei casi specifici di determinate iniziative, tenendo presente anche delle nostre dimensioni. Noi abbiamo masse per quasi 2600 miliardi, vuol dire che quando votiamo un peso lo abbiamo nell'espressione del nostro voto, e crediamo che l'engagement sia fondamentale. Un modo per far sì che i gestori possano aiutare e collaborare con le aziende per così lungo periodo è quello di remunerarli sul lungo periodo. Io credo che una unicità di questa azienda è che i gestori percepiscono la principale quota del loro variabile, oltre il 50%, sui risultati conseguiti a 8 anni. Quindi io, se faccio bene quest'anno, va bene, quindi non mi serve fare trading. Ecco perché non entriamo e usciamo, perché devo fare bene, battere l'indice a 8 anni soprattutto, poi 5, poi 3 e poi 1, dove 1 pesa il 10% della remunerazione complessiva. Quindi questo allineamento è fondamentale, a mio avviso, per fare un lavoro coerente, perché se io remunero il mio gestore a un anno è difficile che possa sposare una logica ESG vera e propria, perché abbiamo detto che soprattutto nella transizione ad una maggiore equità, ad una S, diciamo, di qualità migliore, diversity, stipendi paritari per genere, per età, eccetera, piuttosto che la governance che sia adeguata e così via, beh, richiede tempo, tanti interventi, tanto lavoro. Noi abbiamo un esempio pratico che porto oggi.
nomino un'azienda che ben conoscete, che è Netflix, che aveva un flag per quanto riguarda per esempio la retribuzione dei manager, considerata fuori mercato. Ok? Non è che noi dall'oggi al domani siamo riusciti a cambiare questa cosa. In diversi anni, collaborando, parlando con i manager, lavorando ovviamente, discutendo con il board, facciamo oltre 20.000 incontri all'anno con le aziende, molti di questi appunto sono con i CEO dirigenti di alto livello, per portarli a fare la scelta più giusta. E nell'ultima relazione fatta da Netflix, questo tema è stato finalmente toccato e invertito, ok? Quindi hanno preso delle misure, ma richiede tempo. E se io sono un investitore mordi e fuggi, che oggi ci sono ma domani non sono più un tuo azionista, diventa molto più complicato poter portare avanti determinate tematiche. Chiaro, questo secondo me è un esempio anche di quanto vale la governance nella identità, cioè darsi una struttura che prevede questa remunerazione, che costruisce questi meccanismi, è basilare. Marcello, questo vale anche per la coerenza nelle label, articolo 8, articolo 9? Dividerei i temi, nel senso che il tema della governance credo che sia fondamentale. Prima si parlava di remunerazioni, di eccessi di remunerazione, e come dire, sicuramente è uno di quei temi che possono essere molto sensibili anche da un punto di vista di impatto sociale, se vogliamo, sulla struttura dell'azienda. Noi ci siamo dati come Etica SGR una forbice massima di remunerazione tra la remunerazione massima e la remunerazione minima, ed è uno dei temi su cui spesso interveniamo anche noi in ottica di engagement, e condivido quello che veniva detto. Ovviamente l'engagement è un tema che richiede un sacco di tempo. Dall'altra parte è un tema che nell'ambito articolo 8, articolo 9, non, nella mia percezione non è così valorizzato, non so come dire, all'interno di SFDR, no? E a volte ti porta anche a delle dinamiche un po' di contraddizione, se vogliamo. Magari le imprese con le quali sarebbe più utile fare engagement, con le quali ci sarebbero più margini di miglioramento, usiamo questo termine, sono quelle che sono meno rispondenti a dei criteri di selezione più rigorosi. E quindi anche nel nostro caso l'engagement richiede sempre l'identificazione di qual è quel limite al di sotto del quale non posso scendere in termini di rigore dei miei criteri ESG e della mia selezione, da un lato, e quindi devo intervenire con l'estrema ratio, che è quella dell'esclusione di quell'impresa dal mio portafoglio, che però mi forza ad interrompere un dialogo che magari va avanti da anni, che stava cominciando magari a dare alcuni frutti. Quindi credo che ci sia un tema da questo punto di vista importante. Dal punto di vista della classificazione, torno un po' a quello che dicevo prima, anche per noi e per chiunque avesse già dei fondi classificati come ESG, siamo nel bel mezzo di una transizione ancora, che non è la transizione climatica di cui tutti abbiamo bisogno, ma è una transizione verso SFDR, che sta vedendo anche interpretazioni differenziate dei regulators riguardo alle classificazioni, e anche abbiamo visto in Italia alcune anche riclassificazioni. Noi abbiamo cercato, sempre in un'ottica di coerenza, di mantenere tutti i nostri prodotti in articolo 9, convinti che fossero prodotti sostenibili. Su alcuni di questi ci siamo un po' scontrati con la norma, che diceva qualcosa di differente, quindi abbiamo dovuto riclassificarli in articolo 8. Ritengo però appunto, e questo è, credo che rimanga un elemento di grande importanza, che la SFDR e la classificazione che introduce, che poi non è una classificazione però ormai è stata come da tutti presa come se lo fosse, come se fosse quasi una tassonomia, sia un'indicazione, ma non ci dobbiamo fermare lì, perché dietro alla definizione di un obiettivo di sostenibilità
ci possono essere mille altre riflessioni e altri criteri che entrano in gioco. Tutte mille non le facciamo. Come? Tutte mille non le facciamo, le riflessioni. No, per carità, non le citerò tutte. Però credo che appunto a volte nella necessità di formalizzare, che è anche corretto, un obiettivo di sostenibilità da comunicare in maniera chiara e misurabile, inevitabilmente mi perdo in complessità. E questa complessità, secondo me, non deve venire meno, ma deve semplicemente diventare un arricchimento rispetto all'obiettivo che io vado a dichiarare. Bene, grazie. Allora, vediamo adesso cosa ne pensano gli ospiti di questa tavola sulle SGR. Cominciamo da Marco De Roma, presidente di EFPA. Allora, il vostro cavallo di battaglia è la formazione, è il vostro asset. Come si lega questo? Come vedi la formazione in rapporto a quello, ai dati che abbiamo visto? Beh, innanzitutto fammi ringraziare per l'invito, perché è sempre un piacere confrontarmi con la realtà di mercato, soprattutto perché dietro questo confronto c'è proprio il bisogno del consulente di un rapporto fiduciario, diciamo, cliente verso il consulente verso le SGR. Perché è necessario questo rapporto fiduciario? Perché di fatto il consulente finanziario è privo di quegli strumenti fondamentali per riuscire a, come dire, a capire quando la SGR o il prodotto riesca a mantenere le promesse, soprattutto non sia, come dire, contaminato da quei fenomeni di greenwashing. Quindi assolutamente, essendo privi di strumenti, c'è bisogno di questo rapporto fiduciario. Aggiungo un altro particolare, che per non trasformare, come dire, la fiducia in un atto fideistico, occorre la cultura, ed ecco quindi il legame che EFPA Italia ha con il mondo ESG. Noi abbiamo lanciato, primi in Europa, perché siamo stati più veloci, la certificazione ESG Advisor, fatta per chi non si accontenta, perché oggi il consulente finanziario riceve una formazione che è data prevalentemente o quasi esclusivamente dagli intermediari. In realtà poi dopo questa formazione di base, a nostro modo di vedere, deve essere integrata per riuscire a, come dire, raggiungere quel livello di conoscenza tale da trasformare l'atto fideistico in un momento della ragione, quindi la vittoria della ragione attraverso la cultura. Ecco dove noi, come dire, cerchiamo di dare un contributo per avvicinare sempre di più i clienti al clienti retail, perché questo è importante, visto che qua ci sono istituzionali, diciamo, per noi è importante avvicinare il cliente retail al mondo ESG, soprattutto con una view, come dire, positiva verso il mondo, una view che debba inevitabilmente guardare a un mondo migliore. Marco, forse dobbiamo inserire nel corso anche una cosa sulla ESG Identity dell'SGR. Assolutamente sì. Non ci ho pensato, ma adesso dobbiamo parlarne, perché questa cosa secondo me ci sta dentro alla formazione dei consulenti. Assolutamente sì. Maurizio, in tuo turno. Allora, dal mondo... Devi presentarmi? Ah sì, infatti, non ti ho presentato, lo davo per scontato, perché si conoscono tu, Maurizio Agassi, fondo pensione Cometa. No, dai, allora, raccontiamola tutta. Sei stato direttore del fondo pensione Cometa per tanto tempo, sei stato anche segretario di Asso Fondi Pensione, insomma, sai di cosa stiamo parlando, anche perché hai guidato questi mondi in un momento di grande trasformazione dettata dagli ESG, e non credo che non venire smentito se dico che sei stato anche uno dei promotori di questa trasformazione. Come vedi oggi il rapporto, cosa sta cambiando, insomma, nell'SGR, in quelle che erano, in quelle che sono, e come questo può cambiare il rapporto anche con l'investimento previdenziale? Sì, allora, due premesse. Una, credo che la ricerca abbia avuto un notevole successo, nel senso che, visto che
mi citi come uno dei pionieri, ricordo la prima ricerca su un questionario molto più semplice con i fondi pensione che presentammo assieme in uno dei primi saloni e non era molto più alta la partecipazione. Quindi devo dire che rispetto a un sistema che è subissato obiettivamente anche con una serie di questionari, di adempimenti e altro, il fatto che abbiano risposto il 18% per la prima volta all'interno di questo è un notevole successo che vi invita ad andare avanti, che ci invita ad andare avanti, perché mi metto insieme io. Tra l'altro, vedendo alcune delle risposte, alcune delle tue slide, non mi sembra che abbiano risposto solo i migliori, quindi c'è anche un elemento di attenzione da parte dell'SGR anche rispetto a questo. E la risposta corretta è che c'è una grande eterogeneità, cioè chi è migliore in uno, magari in un'area non lo è per niente, in un'altra magari ha dei punteggi molto bassi, quindi c'è ancora una grande un'eterogeneità di risultati. Ed è questa, voglio dire, mi dà il gancio alla risposta alla tua domanda, nel senso che la seconda premessa è che non parlo dei miei gestori, perché altrimenti dovrei parlarne solo che bene, visto che li ho scelti e li ho sottoposti anche a un questionario rigoroso con punteggio rispetto alle tematiche ESG. È la seconda volta, la seconda gara che facciamo una gara per l'assenza dei bandi. La prima gara dava un punteggio ESG che valeva solo a parità di criterio, e quindi a parità di risultato chi aveva un punteggio ESG migliore vinceva il mandato. Questa volta invece ha attribuito un vero e proprio punteggio anche più pesante del prezzo. E per chi conosce i fondi pensione, soprattutto quelli negoziali, dire che il questionario ESG vale più del prezzo praticato, dell'offerta economica, capisce che è stato un passo molto importante. Detto questo, credo che ci siano alcuni elementi che sicuramente fanno intravedere, voglio dire, un notevole miglioramento da parte dell'SGR rispetto a quello che era l'approccio. Devo dire che siamo passati da sono 20 anni che siamo ESG a un davvero cominciare ad esserlo, e credo che anche ci siano alcuni punti di osservazione. Uno, veniva giustamente ribadito da Cristina sul prodotto e società. Cioè, io credo che non sia tanto un problema di prodotto, perché per inventare un prodotto, per trasformare un prodotto, si fa la svelta, no? Si cambiano 4 ingredienti. Il problema vero è la ESG identity, cioè il cambiamento complessivo della... E su questo credo che ci sia complessivamente ancora un po' di ritardo, e lo testimoniano le risposte rispetto a quanto è coinvolto il board nella remunerazione ESG, a quanto il gestore è ancora libero rispetto all'analisi ESG, perché è vero che è importante il 40%, però se io ti ho dato un mandato ESG e il gestore è ancora libero rispetto all'analisi, comincio ad avere qualche problema rispetto a questo. Devo dire che ci sono sicuramente dei grossi passi avanti. Devo dire che ci sono, e concludo, c'è una prima considerazione che troppo spesso il comportamento dell'SGR è un po' come quello di chi mette le cinture di sicurezza, sono obbligato per legge. Cioè è un comportamento a benchmark, datemi un benchmark e vi faccio tutto, ma pensare, progettare, diventare imprenditori ancora si fa fatica. La seconda considerazione è che apparentemente, ma sta cambiando, un'azienda che produce una lattina, un'acqua minerale paga immediatamente in termini di consumo e di consumatori, in termini di successo del prodotto, in termini di tante cose, finisce sui giornali. Chi gestisce i soldi gestisce un qualcosa per cui è molto più lento il pagare, nel senso che c'è una consapevolezza che viene da lontano, secondo me, perché le prime riflessioni a cui ho partecipato, con la suggestione anche a livello europeo rispetto alla sostenibilità e alle tematiche ESG, datano anche qualche anno. Però ancora non c'è, nel senso, leggevo oggi tra le varie cose, non mi ricordo dove, che piace molto l'investimento ESG però non lo compro. Quindi non c'è ancora questa commistione, questa contaminazione tra chi propone e chi compra
sull'importanza che stiamo facendo qualcosa che sta andando avanti. Ultima cosa e poi mi taccio, cito il cucciolo Alfredo, l'ambiente, che noia mortale, che noia mortale, sono... È da COP15 che si ripete sempre uguale, quest'anno l'unica variazione del COP27 è che l'ambiente è sporco di sangue perché lo facciamo in Egitto. Però che palle, signori, l'ambiente. C'è una S che grida vendetta, cioè c'è una S che ci sta togliendo la terra sotto i piedi. E quindi su questo, cioè, bisogna uscire dal venture, bisogna uscire dal lab, bisogna uscire da tutto, bisogna prendere in mano, proporre, progettare e incontrare quello che è un bisogno, che è un bisogno di tutti. Grazie. Grazie, grazie a me, Ministro, perché poi ascoltati quando facciamo queste tavole rotonde, hai sempre il modo di tirar fuori la stoccata che lascia il messaggio della tavola. Luca Ruggeri, direttore generale di Fondo Gomma Plastica. La stessa domanda, idem, sintetizziamo, come si sta evolvendo la situazione e così i due mondi previdenziali, poi parleremo delle assicurazioni. Adelante con giudizio può essere un'estrema sintesi. Qualcuno l'ha già usata, però chi è? Non è mia. Ma il tipico momento di confronto tra i fondi pensione e gestori è tipicamente nel momento della scelta, quindi dell'attribuzione del mandato. E quindi, contrariamente alla sua esperienza, la nostra è che gli aspetti ESG in sede di selezione non sono mai stati formalmente così pesati, nel senso che l'attribuzione dei punteggi tipicamente, diciamo, non è la voce principale. Va detto però che il livello di analisi da parte dei fondi pensione, perlomeno nella mia esperienza, è molto cambiato. Una volta si chiedeva, ma avete attenzione all'ESG? Sì, va bene, casella flegata, avanti. Ora in realtà andiamo molto più a fondo, in particolar modo la slide sulla libertà del gestore, che non a caso ha citato anche lui, secondo me è una delle slide importanti. Cioè, noi chiediamo qual è il vostro processo di selezione ESG? Avete a quali banche dati fate riferimento? Avete un rating interno? Che spazi lasciate al gestore qualora il titolo sia così, chiamiamolo, discutibile? Quindi, anche se all'esterno forse questo non appare e il mondo fondo pensioni può sembrare un pochino così, che si prende il suo tempo per adeguarsi, in realtà le cose stanno cambiando. Stanno cambiando anche sotto anche per quanto riguarda le classificazioni. Fino ad oggi forse non c'è stato un precipitarsi verso l'articolo 8 e l'articolo 9, semplicemente perché nessuno aveva ben chiari quali sarebbero stati gli obblighi, da lato fondo e pensione, soprattutto per quanto riguarda l'informativa, gli iscritti e quant'altro. Quindi il quadro normativo si sta chiarendo e tendo a pensare che questo favorirà anche un upgrade dei singoli comparti. Per esempio, l'ultima gara che abbiamo fatto avremo la possibilità di avere la qualifica articolo 8, abbiamo preferito lasciare l'articolo 6. E un altro momento importante invece è stato per noi la predisposizione della politica degli investimenti. E in questa fase noi ci siamo confrontati con tutti i gestori chiedendo la loro policy, ovviamente, e anche approfondendo il tema, perché volevamo, insomma, avere questo aspetto molto chiaro. E lì la differenza tra gestori si è vista. Per carità, tutti molto collaborativi, ma è evidente che ci sono gestori che l'hanno già interiorizzata e altri che magari ci stanno un po' lavorando. Ecco, questa percezione che non rimane gratuita, nel senso che è evidente che chi poi fa le selezioni questo se lo ricorda, insomma. Quindi, adelante con giudizio. No, è corretto, adelante con giudizio. È interessante questo discorso, che per voi già vale l'indipendenza del gestore, dall'analista, e anche questa riflessione che hai fatto sulla policy comincia a darci
un meccanismo di selezione, insomma, ad essere un fattore di... Questo, tra l'altro, come dire, ripeto quello che avete detto, è un segnale anche del grado di consapevolezza lato investitore previdenziale, che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Va bene, allora, chiudiamo il nostro giro coinvolgendo un soggetto differente, ma sempre come investitore. Allora, Angelo Lucio Pensa, Senior Portfolio Manager Investimenti Alternativi di Unipolsai. Anche voi avete un ruolo chiave e non spoilerò dicendo che anche per voi è stato un percorso importante negli ultimi anni. Oggi qual è la situazione verso i gestori? Allora, io porto chiaramente la testimonianza di... che utilizza ormai da anni la selezione dei propri investimenti, utilizza tra i vari elementi per selezionare chiaramente i propri investimenti anche tutti gli aspetti e le implicazioni ESG. Noi siamo firmatari PRI dal 2015, ci siamo dotati di una policy SRI interna dal più o meno quell'anno, quindi 2015-2016, siamo firmatari della recente Net Zero Asset Owner Alliance, che si propone sostanzialmente di azzerare le proprie emissioni entro il 2050 è il primo obiettivo, però in realtà entro il 2030 già bisogna rientrare decisamente rispetto ai target che si sono fissati. Per cui la problematica ESG e soprattutto gli aspetti ESG degli investimenti sono sempre stati negli ultimi 6-7 anni uno dei driver che per la selezione, ripeto, degli investimenti stessi. Quello che chiaramente noi chiediamo come investitori istituzionali alle SGR è trasparenza. Trasparenza perché? Perché praticamente con l'introduzione del regolamento 2088 in pratica c'è stato un forte Big Bang nel settore del ESG praticamente. Perché? Perché è stato introdotto in maniera, posso dire, scientifica, nel senso che ci sono alcuni parametri che evidentemente sono facilmente misurabili, soprattutto penso per esempio alle emissioni appunto di CO2, del rischio di sostenibilità. Cioè si è passato dall'intendere i fattori ESG come l'albero, diciamo così, diciamo queste raffigurazioni abbastanza pittoresche, no? A parlare direttamente di rischio. Quando si parla di rischio, evidentemente un investitore deve poterlo misurare, questo rischio. Come si fa a misurare il rischio? Si misura attraverso le informazioni. Le informazioni da chi arrivano? Arrivano in questo caso dalle SGR, se per esempio io non ho fatto un investimento diretto, diciamo così, ma attraverso appunto un fondo di investimento gestito da una SGR. Tra l'altro qua voglio aggiungere che al momento c'è un divario netto, per esempio, e secondo me questo è un punto su cui le SGR dovranno lavorare parecchio nei prossimi tempi, tra fondi cosiddetti aperti e fondi chiusi, cioè fondi riservati agli investitori istituzionali. Penso a tutto il mondo del private equity. Andare evidentemente, alcune asset manager di private equity producono degli ESG report abbastanza dettagliati che ti permettono di ricostruire in pratica quello che potrebbe essere, faccio un esempio, la carbon footprint di alcuni investimenti per parlare di un aspetto, ma ce ne sono mille altri, ne abbiamo visto 18 prima nella slide che hai presentato. Però ci sono tantissimi altri investimenti dove francamente mancano le informazioni, quindi ci sono dei buchi sostanzialmente, buchi informativi che le SGR sono chiamate evidentemente, in quanto gestori appunto dei fondi chiusi, sono chiamate a colmare in un tempo secondo me ragionevolmente breve. Faccio questa premessa perché chiaramente il mercato abbiamo visto che in pratica il mercato si sta spingendo sempre di più verso la commercializzazione di prodotti che abbiano al loro interno investimenti sostenibili. Da qui che nasce in pratica l'articolo 8, l'articolo 9. Lasciamo perdere l'articolo 9 che al momento è un veicolo veramente
posso dire, raro sul mercato. I veri articoli 9 sono veramente rari. Mi focalizzerei un po' più sull'articolo 8, che comunque è un veicolo a cui per esempio le assicurazioni, ma anche la platea sostanzialmente degli investitori istituzionali sta guardando ultimamente. E anche qui devo dire che la classificazione spesso lascia spazio ad interpretazioni troppo larghe, per cui ripeto ancora una volta quello che manca in questo momento al mercato, soprattutto quello che ancora le SGR stanno cercando di fare, si stanno organizzando per poterlo fare, è quello di implementare, no, questa, perché in pratica il regolamento 2088 sono stati introdotti moltissimi parametri da analizzare su cui bisogna rendicontare. Mi rendo conto che effettivamente non è così semplice implementare questo modello, ma l'implementazione è a questo punto non si può più rinviare in pratica. Cioè nei prossimi anni questo è un traguardo che assolutamente le SGR secondo me dovranno raggiungere. Questo è quanto per come investitore istituzionale in pratica. Poi noi abbiamo anche l'aspetto, perché noi siamo sia investitori istituzionali che gestori. Sulla parte, e siamo perfettamente consci del fatto che questo è un argomento che, ripeto, richiede veramente un grande sforzo dal punto di vista anche economico, perché evidentemente bisogna dotarsi di strutture interne che siano in grado di portare avanti analisi e ricerche anche di una certa qualità, soprattutto di una certa profondità, no? E non è sempre facile. Per quello che è fondamentale avere chiaro quelli che sono i propri obiettivi in termini di ESG, in termini di investimento sostenibile. Noi abbiamo sempre cercato fin dall'inizio di coniugare, come è già stato detto anche in precedenza su questo tavolo, di coniugare aspetti ESG ma anche aspetti finanziari, perché chiaramente l'investitore quando investe vuole, lo fa perché per avere dei ritorni evidentemente. E concludo. Va bene, allora, io siamo veramente a 2 minuti dalle ore 18. Marcello e Cristina, se qualcun altro ha qualche, come dire, appunto che è venuto fuori dalla chiacchierata, la sessione è aperta. Se no, lascerei la risposta lato SGR, se volete concludere con una riflessione anche in base a quello che avete sentito da parte degli investitori istituzionali. Beh, sicuramente cogliamo la sfida, nel senso che giustamente hanno sollevato diversi aspetti relativi alla trasparenza, questo sicuramente è un elemento fondamentale, una delle difficoltà. Noi abbiamo fatto un'indagine, tra l'altro ripetuta, perché continuiamo a portarla avanti su 1000 investitori istituzionali a livello globale, quindi ci impegniamo anche da un punto di vista di capire cosa chiede il nostro potenziale investitore, ed effettivamente tra le varie problematiche emerse una riguarda proprio i dati e anche questa disomogeneità che si vede dai vari fornitori di rating, per cui è difficile, no? Se decido di affidarmi ad uno piuttosto che ad un altro otterrò risultati profondamente diversi e questo non aiuta, quindi siamo fautori e cerchiamo anche noi insieme ad altri, non siamo gli unici, di arrivare ad una maggiore chiarezza in questo senso, che aiuterebbe sia noi che produciamo, che costruiamo il prodotto, sia chi poi lo deve scegliere, ci deve investire, deve saper leggere anche questi dati. L'altro aspetto che emerge e che l'altra problematica riguarda i risultati, è che non sono una cosa da trascurare, e che è comunque centrale nel momento in cui investo ESG o non ESG. Io le pensioni ai miei associati le devo pagare, quindi lì ci devo arrivare, e quindi questa è un'altra tematica che è stata sollevata da questa indagine, capire anche con che chiarezza e con che supporti noi possiamo dichiarare che nel futuro, perché nessuno conosce i risultati futuri, riusciremo a garantire determinati risultati per il raggiungimento di determinati obiettivi. Quindi questa è la seconda problematica, e
La terza sostanzialmente è anche quella di avere emersa la richiesta di una fornitura o di una di prodotti che siano anche innovativi, perché alcuni prodotti ESG che sono fortemente, strettamente tematici, tema acqua, tema ambiente, tema S, qualsiasi si scelga, poi si trovano a scontare determinate situazioni di mercato che non necessariamente aiutano a raggiungere quegli obiettivi, ok? E quindi prodotti che siano sì ESG, ma che magari siano multitematici o che riescano a rispondere meglio anche ad esigenze di mercato che a volte possono essere più challenging di altre. Questo è quanto è emerso recentemente, volevo condividere con voi, ma credo sia abbastanza allineato a quanto esposto. Grazie. Io prendo spunto da alcune cose che ho ascoltato qua e anche in precedenza per tre cose, fondamentalmente tre concetti. Uno, prima si parlava di greenwashing, credo che sia importante il ruolo un po' di tutti nel promuovere la trasparenza, promuovere la coerenza, l'identità e lavorare perché ci sia più cultura e quindi più capacità di riconoscere le operazioni di greenwashing all'interno del, o ESG washing come lo chiamano, all'interno del settore. Seconda cosa, si è parlato di transizione in vari modi, credo che sia fondamentale il supporto che il settore finanziario può dare alla transizione e perché sia una transizione giusta, quindi che non si dimentichi il pezzo sociale, che, perché non, altrimenti ci perdiamo un pezzo importante. E la terza cosa che ho sentito prima varie volte e mi tornava in testa è l'importanza di fare rete, quindi tra operatori del mercato, SGR, investitori istituzionali e imprese, e per promuovere una transizione ambientale ma anche sociale, e quindi in questo noi abbiamo una grossa responsabilità perché sappiamo che la finanza è una forte leva di cambiamento e quindi scegliere in quale direzione spingerlo questo cambiamento e farlo appunto in rete e non in maniera sparsa, ognuno in una direzione diversa, credo che possa essere molto efficace. Credo che in questo, ad esempio, prima si è parlata dell'alleanza di Glasgow, il fatto che quell'alleanza abbia coinvolto in un unico gruppo sia le banche, sia i gestori, sia gli asset owner, sia un passo importante in questa direzione. Poi con tutti i limiti che sta avendo, tutte le difficoltà che sta avendo quell'alleanza, però credo che la direzione debba essere quello, bisogna lavorare sempre più in rete, sempre più per andare in una direzione chiara. Allora, grazie per queste conclusioni anche, come dire, di prospettiva e di auspicio. Devo dire che con questa conferenza chiudiamo un salone SRAE che ha dato messaggi forti e spero anche di fiducia sull'upgrade che questo modello potrà avere, credo anche già dal prossimo anno, quindi maggior consapevolezza di quanto vale un modello di finanza ESG. Per quanto molto complesso. Non credevo due anni fa anche solo che si sarebbe arrivati così rapidamente a questo livello, per cui credo che le sorprese non saranno finite perché la macchina sta cominciando ad accelerare in maniera davvero, davvero notevole. Ringrazio ancora di cuore i relatori che sono rimasti con noi fino a quest'ora, ringrazio anche il pubblico, direi facciamoci un applauso. E... E per quanto riguarda Salone SRAE, l'appuntamento va a questo punto a novembre del prossimo anno. Grazie ancora a tutti.